arrivi in volata, Paolo? Ma due bei arrivi in volata, tra l'altro cade subito l'occhio sull'organizzazione che hanno le squadre dilettantistiche, perché abbiamo visto prima la Trevigiana, il lavoro che hanno fatto. Ormai... Una volta non c'era così tanto lavoro, no? No, una volta si correva un po' più individuali, mentre meglio adesso... Meglio. Ma forse era meglio una volta, però sai, si è evoluto il ciclismo, adesso anche le squadre dilettantistiche puntano su un uomo e lavorano per quello, è già comunque un insegnamento che poi troveranno nel professionismo. E adesso continuiamo un'altra splendida gara da vivere, Città di Castello, Perugia, l'Alta Valle del Tevere. Andiamo in centro Italia, in provincia di Perugia, a Città di Castello per la precisione, per il 18° trofeo Alta Valle del Tevere. Una bellissima corsa del nostro calendario nazionale, un percorso difficile con tante salite, la salita della Dogana, della Paterna e soprattutto la salita del Canoscio. Avremo modo di vedere le salite nella fase finale, intanto il bel colpo d'occhio del gruppo che si avvia, una immagine artistica, i primi fiori, è primavera, poi diventerà più freddo poco più avanti e qui siamo nella fase decisiva con il Diego Rodnicev, con la ruota Carmelo Consolato Pantò che se ne vanno e guadagnano 100 metri su un gruppo forte di una cinquantina di unità. Dei 163 partenti ad inizio gara in due, davanti a tutto il resto del plotone. Ilia Gorodnicev, classe 1988, e Carmelo Consolato Pantò, 1986, non due ragazzi di primissimo pelo. No, sono due corridori elite, ma in questo tipo di gare spesso hanno la meglio loro. Siamo all'ultimo giro, quello che vede i corridori transitare proprio sulla linea del traguardo. Quando mancano pochi chilometri all'arrivo, il loro vantaggio è esiguo. Sono 150 metri su un primo drappello di inseguitori. Tra gli inseguitori tanti altri elite. Vediamo, questi sono i primi due inseguitori. Si tratta di Mrozek della Fracor e di Donato De Jesu della Veius. Lo vediamo inquadrato in questo momento, lo scalatore campano che alla ruota del corridore polacco hanno 15 secondi di ritardo dalla coppia di testa, cioè Gorodnicev e Pantò, e siamo praticamente a un chilometro dallo scollinamento dell'ultimo Gran Premio della montagna. La salita del Canoscio, una lunghezza di 2 km con una pendenza media del 5,3%. Ecco qua che si danno il cambio, i due all'inseguimento, ricordiamolo, di Ilia Gorodnicev e di Carmelo Consolato Pantò. E qua è proprio il momento in cui Ilia Gorodnicev, proprio al scollinare del Gran Premio della Montagna, prende quei 2-3 metri di vantaggio all'inizio che poi allungano. Stiamo rientrando in Città di Castello con De Jesu e Mrozek che hanno a vista i loro due avversari, vedete, non più di 50 metri, bellissima questa immagine, trasmette proprio il senso della corsa, vedete la nostra moto va direttamente sul gruppetto, ma Pantò ha ancora 50 metri di ritardo su uno scatenato Gorodnicev. Tipico di questo atleta, gli arrivi in solitaria, Ilia Gorodnicev pedala con un bel rapporto, testa bassa, non si volta mai indietro, guarda solo in avanti, guarda solo verso l'arrivo. E siamo all'ultimo chilometro con Gorodnicev che ha 10 secondi di vantaggio su Pantò, che viene ripreso proprio in vista dell'ultimo chilometro da Mrozek e De Jesu. E abbiamo visto per la prima volta voltarsi il corridore del team Opla, Ilia Gorodnicev si volta ancora, controlla la situazione, dietro hanno un ritardo di 15 secondi nei suoi confronti. Ha già vinto una bellissima corsa quest'anno nelle Marche, il Centro Italia fa bene al ragazzo dell'Est, vedete si gira, controlla la situazione, il suo vantaggio è aumentato, è vicino a 15 secondi quando è a non più di 500 metri dal traguardo del 18° trofeo Alta Valle del Tevere. Ancora Gorodnicev nella nostra inquadratura e naturalmente il morale controlla, vede che il vantaggio rimane immutato nei confronti dei tre inseguitori, ricordiamoli, De Jesu, Mrozek e Pantò al suo inseguimento, una solo nel finale, una media vicina ai 40 all'ora per lui in questa 18ª edizione del trofeo Alta Valle del Tevere, ricordiamo siamo in provincia di Perugia, Città di Castello. Intanto il gruppo Ammiragli è segnalato ad oltre 1:30 e questo è il vialone finale, un vero trionfo per questo ragazzo della Opla, ennesima vittoria della sua squadra quest'anno. E ancora la dedica per la sua squadra e poi Gorodnicev
fa segno 2, la seconda vittoria quest'anno per il corridore del team Opla. Quindi primo posto Ilya Gorodnichev, il russo, e adesso per il secondo posto è Donato De Jesu, l'italiano, che arriva 17 secondi il suo ritardo, poi Mrozek e Pantò chiude quarto. Qui vediamo invece la volata dei piazzati per il quinto posto, uno sprint di un'avanguardia con Antonino Puccio, il fratello di Salvatore, che va a sprintare e vince questa volata platonica per il quinto posto davanti a Di Lorenzo, Belli e Di Francesco. Poi arriva anche Mirko Olivieri, il giovane ragazzo di Massini, e Thomas Tiozzo a completare l'ordine d'arrivo, e questo è il podio. Ecco qua con Ilya Gorodnichev, De Jesu e Mrozek, 1990 per il polacco, gli altri due sono corridori elite. Sì, l'unico corridore nel podio di categoria Under 23 è proprio il ragazzo polacco. Da notare, come abbiamo fatto notare quest'anno, gli elite stanno dominando, lo continuano a confermare, solo 4 Under nei primi 10. E si sapeva un po' che alla vigilia quest'anno...